Gli alleati stanno ampliando la zona di protezione di Zaqo, nell'Iraq settentrionale, dove si spera di far rientrare dalla Turchia i profughi curdi. Sul passo che dà accesso alla piana di Mosul e Kirkuk è l'ultimo posto di controllo americano. Lì sotto, dove più aspra fu la ribellione dei curdi, l'Iraq ha anche i suoi maggiori giacimenti petroliferi. Sul passo, prima degli americani, c'era una postazione di blindati iracheni che fecero fuoco di qui, sui rivoltosi di Zaqo. Le cunette sono ancora piene di bossoli. All'orizzonte si vede un'enorme colonna di fumo, nero come quello dei pozzi che bruciano in Kuwait. La strada prosegue così per 500 km fino a Baghdad. Il primo centro che si incontra laggiù in fondo è Douk, dopo c'è Mosul. Ci hanno detto di non avvicinarci troppo perché i soldati iracheni sembra siano particolarmente nervosi in questi giorni. In realtà proseguiamo indisturbati per una cinquantina di chilometri, sempre più a sud. Le torri di avvistamento irachene sono vuote. Le casematte sono abbandonate. Circolano poche macchine, hanno targhe irachene e vanno a nord in cerca di viveri e carburante. A Mosul, a Kirkuk, non c'è da mangiare e le pompe di benzina sono chiuse. Un elicottero americano in pieno assetto di combattimento, un Cobra, ci sorvola a bassa quota, poi qualche chilometro più a sud vira per tornare indietro. Riteniamo opportuno a questo punto fare altrettanto e ritorniamo verso Zaqo, oltre il checkpoint dove oramai ci conoscono. Puntiamo ora ad est per vedere di quanto sia stata allargata in quella direzione la zona cuscinetto. Lungo la strada, che è l'itinerario dei curdi nella fuga verso la Turchia, vediamo le macchine abbandonate. Di qui incominciò il loro martoriato esodo per le montagne. Molte sono le macchine colpite dai proiettili e nei prati ci sono i segni delle postazioni di artiglieria irachene che bombardarono di qui le colonne in fuga. La strada corre a saliscendi lungo una vallata fertile, ricca di fiumi e di torrenti. Una pattuglia inglese sta cercando un guado dove l'acqua non arrivi al motore della campagnola. Si prosegue così per chilometri, senza segno di vita. E quando cominciamo a temere di essere andati troppo oltre, rischiando una gita indesiderata a Baghdad con le mani legate dietro la schiena, il controllo arriva invece dal cielo. Due sagome minuscole sulla cima di una collina, non le avevamo notate, debbono invece aver dato l'allarme. Siamo dunque ancora nella zona buona, mentre il contachilometri dice che siamo a un centinaio di chilometri da Zaqo. Si va dunque avanti così finché si profila la sagoma di quello che sembra un paesone dell'Alto Lazio. È Ahmadiyya, appena occupata dai berretti verdi inglesi che ancora pattugliano le strade. La città è stata quasi completamente abbandonata dagli abitanti. Quelli che sono rimasti sembrano frastornati, non capiscono bene cosa facciamo qui e probabilmente sono stati frastornati dai rapidi cambiamenti di situazione. Gli iracheni se ne sono appena andati abbandonando munizioni e spesso automezzi. I Peshmerga, i guerriglieri curdi, si batterono a lungo ad Ahmadiyya prima di abbandonarla di notte. La mattina, quando gli iracheni arrivarono, trovarono solo qualche vecchio. Gli elicotteri da trasporto americani, coi carichi pesanti appesi sotto la pancia, hanno una rotta che si dirige ancora più a levante. Ma il sole sta per tramontare, siamo a 3 ore di macchina da Zaqo e torniamo quindi indietro finché c'è luce. Non è prudente presentarsi ai posti di blocco col buio.